here in Italy, the Sunset City Steel, with Paolo Bernini, owner of Centro Provino del Rosso. We want to know about the new release that everyone is talking about here in 2010. That was also in the what do you think about it? It's not a grande selezione. Siamo stati molto attenti nel periodo di fermentazione di non far raggiungere le temperature a un livello di oltre 30 gradi. Sono state macerazioni lunghe e sono riuscito a mantenere il frutto e fare una grande estrazione di questo vino, tant'è che si sente sul bicchiere questa gran bella frutta. Non preparica, ecco, essendo un'annata un po' calda, il gusto di marmellata, ma si sente proprio il gusto e la piacevolezza del vino, nello stesso tempo anche la freschezza. Ecco. I can feel that it's really good, the aroma, the structure. Esatto. It's ready to drink, but the potential to age. For me, si può bere. Linda adesso, ma si può bere anche per lui uno, però diciamo più poco anche adesso. Sicuramente è più pronto nel 2011 rispetto al 2010. Yes. Yeah, it's very good. Congratulations on this. I really love it. The aromas and aftertaste is amazing. The other question that we would like to know would see this video is about how would you like to introduce your brand? Jump to swim, they are serious and want to understand Italian. Noi siamo un'azienda, diciamo, che manteniamo molto la tradizione, cioè che cosa intendo per tradizione? Intendo dire che ci atteniamo, sono molto rigido alla mia mano, alla mia filosofia di fare vino, tant'è che noi vinifichiamo tutto in grandi botti, in modo che i vini sul bicchiere rispecchiano il territorio da dove nascono, che non ci sia una prevaricazione dei legni, ma si senta l'origine da dove vengono, perché oggi con tutte queste barricche, un grande strumento di lavorazione, si tende a globalizzare, secondo me, i vini. Invece le vini rispecchiano il territorio da dove per cui ecco, ci vuole un pubblico anche che conosca molto bene ciò che noi facciamo. Sicuramente sono vini più austeri, potenti, però nello stesso tempo cerco sempre nei nostri vini l'eleganza. Yeah, that's a very good message for the young consumers. Thank you, Paolo. Always is a pleasure talking to you. Excellent wine. I totally recommend this for young consumers, collectors interested in a very good structured Italian wine.